Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Questa sera siamo di nuovo in una partita del gameplay di The Sims 4 Arredi da Sogno e ci concentreremo sulla carriera di Hope. Andremo a fare appunto il nuovo ingaggio e vediamo un po' come funziona questa volta, se andrà bene o andrà male. Io vi auguro buona visione, se non vi siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e attivare la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi contenuti. Noi ci vediamo tra pochissimo in partita. Ebbene ragazzi, eccoci in partita. Allora, appunto, stasera sto registrando le due puntate di questo weekend e della settimana prossima. C'è un po' di caos per via della partita. Spero che non si senta appunto. Nel frattempo, la nostra Hope è qui che crea composizioni floreali. Ha raggiunto il livello 3 di composizione floreale. Aspettiamo che finisca e poi dopo lo vendiamo, così mandiamo avanti la sua aspirazione di vita. E invece il nostro Alex, gli ho fatto scrivere una canzone, ma ci vuole un mucchio di tempo. Adesso selezioneremo l'ingaggio per Hope. Qua non c'è niente da fare, basta. Allora, adesso selezioniamo subito l'ingaggio. In questa puntata selezioneremo l'ingaggio e andremo a ristrutturare qualcosa di nuovo, perché appunto abbiamo la ristrutturazione di un soggiorno epica. Una camera da letto, di una cucina, di una cabina armadio, ma sono cose che abbiamo già fatto. Camera per gli ospiti. Sì, non guadagniamo molto, tranne che con la ristrutturazione. Oh, la ristrutturazione di un caffè. Mo', andiamo alla ristrutturazione di un caffè, vediamo che cosa ci porta, perché appunto sono curiosa, oltre ormai del compenso per l'ingaggio, sono curiosa di vedere tutto quello che viene offerto con le proposte di con le varie proposte di lavoro. Adesso sistemiamo i bisogni e poi dopo vediamo un po' di andare a svolgere il nostro incarico. Scarta il D. Ok, allora nel frattempo manderò avanti appunto l'abilità di chitarra, pianoforte e canto. Ci occuperemo del giardino, niente di più. E noi ci vediamo domani quando sarà ora dell'ingaggio, perché qui il tempo non passa mai, se no. Ok ragazzi, si è fatta sera, quindi finalmente abbiamo i nostri due ragazzi che flirtano l'uno con l'altro in una conversazione molto flirtante. Ormai sono talmente uniti che io ho pensato che si debba fare una determinata cosa. Quindi Alex, chiedi a Hope di diventare la tua fidanzata. Così, sulla porta davanti a casa, abbiamo anche Vladislaus dentro casa, come potete ben vedere. Questi bussano e entrano serenamente, anche se ho bloccato la porta. Ah, bene, ora siamo diventati anche fidanzati, quindi vai in bagno, Alex. Hop, cucina qualcosa, forza, con Vladislaus che balla, bellissimo. Vuoi rimanere a cena con noi, Vladislaus? Non credo che ti possa piacere. Le ho fatto passare l'aspirapolvere. Non credo che ti possa piacere il cibo. Bene, il nostro Alex balla. Forza, forza, cucina, che viene anche Alex a mangiare. Alex è già andato a letto. Aveva fame. Perfetto, ora prendi una porzione, così dopo andiamo a letto e il tempo vola. Vedremo come riusciremo, se riusciremo nel prossimo incarico, perché non ho la più pallida idea di che cosa ci diranno di fare. Con chi si dovrà parlare, boh, non ho la più pallida idea. E poi andiamocene a dormire. Eccoci qui ragazzi, ormai è mattina e Hope tra un'ora ha l'ingaggio, quindi vieni qui e mangia. Prendi una porzione, perfetto. Bene, Hope, forza, dai. Avanti che manca poco per andare a lavorare. E andiamo a lavorare. Ok, siamo a Lepre Porcospino. Che cos'è? Dov'è che siamo qua? San Manshu? Non mi ricordo. Dopo vediamo.
Dunque, ciao, sono qui di lepre, sono qui per conto di lepre e porcospino. Chiedimi pure ciò che desideri. Perfetto, quindi dobbiamo chiedere a lui. Presentazione amichevole. Sono un po' preoccupata. Non so cosa ci richiederà di fare. Ringraziamo dell'opportunità. Promettiamo una ristrutturazione riuscita. Sempre chiedi aiuto per pulire. Mostra il portfolio. Chiediamo dei motivi preferiti. Chiedi di vedere le ispirazioni. Oh, allora, l'arredamento da patio. Beh, sì, direi che si vede. Rosso e gradisce la forma fisica. Parliamo dei progetti per il giardinaggio. Ok. Allora direi che possiamo mandare via il cliente. Mandiamo via il cliente e vediamo se dobbiamo farlo. Ok, scattiamo le foto del prima, ma noi rifacciamo giù o rifacciamo dunque? No, beh, possiamo rifare giù serenamente. Senza problemi, tutta questa parte la possiamo rifare. Benissimo, allora vieni qui, hop, e scatta le foto del prima. Ok. Allora, vediamo un po'. Ah, lì hanno il mezzo muretto. Ci puoi andare dopo in bagno, Hope. Dai, vieni qua. Vai qui. Bene, ristrutturiamo. Thank you.
Ok, allora continuava a dirmi che ritrova incompleto, io non capivo perché, comunque, vabbè. Adesso vedremo. Allora, mandiamola un attimo in bagno, poveretta. Ok, c'è andata, perfetto, così scattiamo le foto del dopo. Ovviamente sì, è durata un'eternità, quindi ovviamente chiedo scusa, ma non riuscivo a capire quanto e cosa mancasse. In più, appunto, avevamo un budget di 21.689 simoleon, ne ho consumati 17.620. Adesso vedremo. Ok, d'accordo, decoratrice di interni. Le ho scattate le foto del dopo. Chiamiamo i clienti nel lotto. Allora, questa e questa, questa e questa, questa e questa. Ok, così un po' alla caso. Certo che vogliamo assistere all'evento di rivelazione, anche se mi fa molta paura. Ok, riveliamo lo spazio. Yabaminak, a can of toy febby. Frida. Dorna! Questa è già una cosa, c'è l'animazione. E come sapete mi piace da morire. Bene, perfetto. Sfoggiamo gli oggetti, che cavolo abbiamo messo di nuovo questi. Dai un'occhiata, dai un'occhiata. Dai un'occhiata. Abbiamo messo la libreria di Moschino, mica poco. Rallegriamo. Ok, posa sexy, vediamo un po' di ammaliarlo anche così. Ok, continuiamo a dare un'occhiata noi così. Non mi sembra molto deluso dalla cosa. Come avete potuto vedere, ho fatto molti cambi e poi mi ero dimenticata la cucina. Solo io. Ok, chiediamo il verdetto finale. Mi sembra contento. Abbiamo guadagnato 1604 simoleon e la reputazione professionale è decisamente migliorata. Cosa si può mai dire? Siamo delle arredatrici veramente super, super, super. Andiamo a casa. Ebbene, poco da dire. Direi che appunto sono super felice di come sia andato l'incarico. Spero lo stiate anche voi. Non è stato per niente semplice capirci. Dico con l'incarico, Quindi che dire, io spero che vi siate divertiti, se così mettete un like al video e iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti, attivate la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi contenuti e qui sotto c'è il mio link di Instant Gaming se volete acquistare dei giochi a prezzi scontati, che io uso tantissimo e ritengo perfettamente affidabile. E noi, dopo questo fantastico ingaggio, ci vediamo alla prossima puntata. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia e auguro buona serata a tutti. Ciao ciao!